Perché siete qui davanti a Montecitorio stasera? Per accendere una luce sulla sicurezza. Il comparto sicurezza, l'apparato della sicurezza è stato debilitato in 10 anni di tagli che hanno falcidiato gli organici. Abbiamo 45.000 uomini in meno, basti pensare che qui su Roma c'è una volante ogni 150.000 abitanti, in Sicilia l'esercito antimafia si è sottigliato in 10 anni di 4.000 uomini, mentre per converso ogni anno ci sono persone che vanno a riempirsi con questa antimafia pelosa di bandiera, di comodo, la bocca di parole. Servono fatti concreti, la gente di questo paese, la brava gente di questo paese richiede sicurezza, è la prima preoccupazione e la prima preoccupazione di un paese deve essere quella di garantire la vita e la sicurezza alla gente. E questo problema siamo veramente carenti. Chiediamo a questo governo di prendere atto di questo e di stanziare le risorse necessarie per riabilitare un apparato che veramente non vuole essere rottamato, perché i poliziotti vogliono continuare a servire la brava gente di questo paese.